Dopo essere stata sommersa di critiche da parte del G7, la Cina passa al contrattacco e si difende dalle accuse che le sono state mosse dalle principali potenze occidentali che avevano manifestato una grave preoccupazione per le presunte violazioni dei diritti umani messe in atto da Pechino. In particolare, i ministri degli esteri di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone hanno denunciato gli abusi contro la minoranza etnica uigura e l'erosione arbitraria e coercitiva della democrazia a Hong Kong. Le accuse del G7 sono infondate, ha risposto il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin, che ha poi aggiunto: si è voluto intervenire apertamente negli affari interni della Cina e questo significa distruggere selvaggiamente le norme che regolano le relazioni diplomatiche internazionali. Pechino ha condannato con forza questo atteggiamento e ha spiegato che il G7 dovrebbe pensare a sostenere la ripresa economica globale invece di arrestarla innalzando muri tra un paese e un altro. La Cina ha anche chiesto ai paesi occidentali di abbandonare l'egoismo e di concentrarsi sull'equa distribuzione dei vaccini anti-Covid. In questo senso, il portavoce del Ministero degli Esteri ha invitato a riflettere sul fatto che i paesi che hanno subito gli effetti più gravi della dichiarata pandemia sono quelli che dispongono della tecnologia medica più avanzata. Il summit del G7, appena conclusosi, è stato propedeutico al vertice che le autoproclamate potenze economiche mondiali terranno in giugno. A giudicare dalla riunione preparatoria dei ministri degli esteri, pare che l'obiettivo prioritario del prossimo meeting sarà proprio quello di isolare Pechino a livello internazionale, una strategia che potrebbe non convenire a un paese come l'Italia, che solo 2 anni fa ha chiuso con il gigante asiatico un'intesa sulla nuova Via della Seta, un progetto che implica quindi un'apertura nei confronti dell'economia cinese, esattamente il contrario di quanto intende fare il G7. Continua a crescere il conflitto diplomatico tra Cina e Australia. Pechino ha deciso di sospendere a tempo indefinito il dialogo economico con Canberra, accusandola di promuovere una mentalità da guerra fredda. Solo pochi giorni fa, infatti, era trapelato che le alte sfere dell'esercito australiano considerano la Cina come una grande minaccia e ritengono probabile che le tensioni diplomatiche si possano trasformare presto in un vero e proprio conflitto armato. Le relazioni tra i due paesi sono peggiorate velocemente negli ultimi anni. Un importante punto di rottura si è registrato nel 2018, quando l'Australia è diventata la prima nazione a bandire ufficialmente Huawei per ragioni di sicurezza. La diffidenza reciproca è poi aumentata nelle prime fasi della dichiarata pandemia, con Canberra che aveva chiesto un'inchiesta indipendente sulle origini del virus a Wuhan. L'Australia ha anche denunciato a più riprese l'esistenza di presunti campi di concentramento in cui il governo comunista rinchiuderebbe i membri della minoranza uigura. Secondo Pechino, invece, il problema è che l'Australia starebbe dando appoggio a gruppi di terroristi islamici che operano nello Xinjiang. A questi elementi si è aggiunto negli ultimi mesi l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, che ha contribuito a separare ancora di più i paesi occidentali dalla Cina. L'entrata dell'Australia nella NATO, caldamente ventilata nelle ultime riunioni dell'Alleanza Atlantica, potrebbe essere la prossima mossa di Washington per contenere Pechino e accerchiare geopoliticamente il gigante asiatico, oramai un pericolo per il primato economico degli Stati Uniti nel mondo. Gli Stati Uniti sostengono l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A dirlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che ha aggiunto che Washington appoggia le riforme in atto in Ucraina e la difesa che il paese starebbe effettuando contro la Russia lungo i suoi confini. Ciò nonostante, le regole della NATO prevedono che i paesi con controversie territoriali in corso non possano aderire al patto atlantico, almeno finché non siano risolte le conflittualità, fossero anche di carattere diplomatico. La portavoce della Casa Bianca ha sottolineato come il segretario di Stato, Antony Blinken, sia in questo momento a Kiev per affermare il sostegno statunitense alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina. Il suo viaggio sottolinea anche l'importanza che l'Ucraina approvi una legislazione chiave per promuovere lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e le riforme economiche. Ciò rafforzerà la democrazia e l'economia dell'Ucraina e un'ulteriore integrazione euroatlantica, ha affermato Karine Jean-Pierre. D'altronde, a metà aprile, l'ambasciatore ucraino in Germania ha avvertito che Kiev potrebbe avere la necessità di diventare uno Stato dotato di armi nucleari per protezione, se non le fosse acconsentito l'ingresso nell'Alleanza Atlantica tempestivamente.
La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avuto così l'opportunità di affermare che qualsiasi ipotetica adesione dell'Ucraina alla NATO porterebbe a un'escalation su larga scala della guerra per ora congelata nell'est del paese, e ha avvertito che potrebbe portare a conseguenze irreversibili per lo Stato ucraino, presumibilmente perché milioni di ucraini, in particolare nell'est e nel sud del paese, si opporrebbero all'adesione al Patto Atlantico. A sollevarci dal peso della geopolitica, tuttavia, appare il quasi cantante Fedez in TV come sul web. Un aereo russo è stato intercettato nello spazio aereo dell'Estonia da un F-35 italiano di stanza nel paese nordico per la missione della NATO nota come Air Policing, vigilanza aerea. Il ministro degli esteri estone, Eva-Maria Limets, ha subito richiamato l'ambasciatore russo in Estonia per denunciare l'accaduto e chiedere spiegazioni. La Russia non può né minare l'impegno dell'Unione Europea per la protezione dei diritti umani, della democrazia e del diritto internazionale, né impedire all'Unione Europea di perseguire coloro che sono responsabili delle violazioni della democrazia e del diritto internazionale, ha affermato il ministro degli esteri estone. Niente di nuovo, dal momento che le denunce estoni per le violazioni dello spazio aereo non sono una novità e si ripetono con una cadenza pressoché regolare. A rendere la notizia più interessante, la novità è che dei superjet di quinta generazione, i famigerati fallimentari F-35, vengono utilizzati per missioni di monitoraggio aereo. I quattro velivoli italiani trasferiti in Estonia sono anche dotati di uno speciale sistema antiradar chiamato lenti di Lunenburg. Il messaggio inviato alla Russia con l'impiego degli F-35 è inequivocabile, ma finora il Cremlino non ha rilasciato commenti. In aggiunta, dal 3 maggio 2021 l'Italia è alla guida della missione NATO in Estonia chiamata Baltic Eagle. L'Italia, all'articolo 11 della Costituzione, ha ripudiato la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, ma ai noi, alle colonie, non è concesso di fare politica, ed ecco perché il Fu Bel Paese è stato protagonista di tutte le guerre di aggressione statunitensi degli ultimi decenni. La dealcolizzazione parziale o totale dei vini è l'oggetto di discussione sul tavolo del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. È la Coldiretti a denunciare un progetto di legge attualmente in discussione in quel di Bruxelles. La proposta mirerebbe ad autorizzare, nell'ambito delle pratiche enologiche, l'eliminazione totale o parziale dell'alcol con la possibilità di aggiungere acqua anche nei vini a denominazione di origine controllata. Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, parla di una deriva pericolosa che rischia di compromettere la principale voce dell'export agroalimentare nazionale, che complessivamente sviluppa un fatturato di oltre 11 miliardi in Italia e all'estero, e aggiunge che la legislazione vigente in Europa prevede il divieto di aggiungere acqua al vino. È lecito sospettare che i ministri europei intendano mandare a gambe all'aria uno degli ultimi settori economici che ancora si difende. Ma sicuramente è della nostra salute che Bruxelles si preoccupa. A seguito del summit avvenuto a Londra, i ministri degli esteri del G7 hanno invitato la Bielorussia a tenere nuove elezioni libere ed eque sotto la supervisione internazionale. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri bielorusso, Anatoly Glatz, ha risposto all'invito citando un articolo del Guardian dove si analizzano i risultati di un sondaggio commissionato dalla Alliance of Democracies Foundation. In un campione di 50.000 intervistati di 53 paesi, quasi la metà si dichiara preoccupata per le minacce di democrazia da parte degli Stati Uniti. Sarebbe molto bello se questa semplice verità arrivasse finalmente ai membri del G7, ha dichiarato Glatz, che ha proseguito. Per quanto riguarda la Bielorussia, si tratta di vecchi cliché, pregiudizi e mantra retorici che dimostrano una profonda incomprensione e riluttanza nel capire la situazione del nostro paese. Il portavoce bielorusso ha respinto le richieste di nuove elezioni, ribadendo che la Bielorussia è uno Stato sovrano che deciderà quando e quali campagne elettorali condurre nel proprio paese, sottolineando che tutte le consultazioni in passato si sono svolte sotto la supervisione internazionale. L'ingerenza del comunicato congiunto del G7, sostenuto anche dal ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, non si limita alla ripetizione delle elezioni, ma invita anche la Bielorussia
ad avviare un dialogo significativo con tutti i settori della società, compresi i veri leader dell'opposizione e della società civile. La puntualizzazione «veri leader» fa veramente sorridere, visto che l'italico presidente del Parlamento europeo David Sassoli, nel settembre 2020, era stato vittima di uno scherzo telefonico dove una comica russa si era finta proprio la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya. Dopo che Washington nel novembre 2020 ha deciso di abbandonare il Trattato di Helsinki sulla trasparenza delle attività aeree militari, ora anche la Federazione Russa si ritira dall'accordo. Il trattato multilaterale, noto col nome di Open Skies e firmato da 33 paesi, era entrato in vigore nel 2002 e si basava sul principio dell'osservazione aerea reciproca, consentendo agli Stati membri di condurre voli di ricognizione disarmati e con breve preavviso sui territori dei paesi aderenti con la finalità di raccolta dati in ambito militare. Putin presenterà il disegno di legge al Parlamento per la deliberazione, l'approvazione e la promulgazione, ponendo ufficialmente fine alla partecipazione della Russia al trattato. Già il 15 gennaio scorso il Ministero degli Esteri russo aveva annunciato l'avvio delle procedure per il ritiro. Gli Stati Uniti e la Russia in passato si erano accusati a vicenda per il mancato rispetto del trattato. Dalla data di entrata in vigore, i voli Open Skies fino al 2019 erano stati oltre 1.500. Gli scontri avvenuti tra il 28 aprile e il 1 maggio al confine sud-ovest tra Kirghizistan e Tagikistan, motivati ufficialmente da una disputa sul controllo idrico, potrebbero celare interessi nel traffico di droga. Il conflitto era iniziato con un lancio di pietre tra i locali tagiki e kirghisi nella provincia di Batken, per poi degenerare in una battaglia che aveva coinvolto le forze armate dei due paesi. Dopo il cessate il fuoco, il 2 maggio era stato firmato un protocollo sulla delimitazione del confine condiviso lungo 971 chilometri. L'accordo, combinato con quello firmato con gli uzbeki lo scorso marzo per il controllo dell'enclave di Sok, permetterebbe ai kirghisi, di appropriarsi del commercio di stupefacenti lungo il tragitto Afghanistan-Uzbekistan in un'area finora controllata dai tagiki. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, l'hub afghano produrrebbe l'80% dell'oppio mondiale, di cui l'85% transiterebbe in quest'area, generando un'appetibile fonte di reddito pari a 2,7 miliardi annui. L'allarme venne lanciato già un anno fa, sin dai primi giorni di lockdown, dai maggiori organi inquirenti. Le organizzazioni criminali durante questo periodo di inattività del paese sono riuscite a consolidare il controllo del territorio in maniera netta. Per contrastarle, in queste ore si è tenuta la mastodontica operazione denominata Platinum Dia e che ha riguardato il Nord Italia, la Romania, la Germania e la Spagna. Mobilitati più di 200 tra uomini e donne della Direzione Investigativa Antimafia, un centinaio di operatori di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, più unità cinofile e militari del Genio Guastatori e agenti delle rispettive nazioni europee coinvolte. Un totale di 33 misure di custodia cautelare e 65 perquisizioni sono state disposte dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a cui sono seguiti ingenti sequestri di immobili, aziende, conti correnti bancari e postali. Una vera e propria rete mafiosa europea, come l'ha definita il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, che dimostra ulteriormente le innumerevoli ramificazioni e capacità di adattamento del mondo criminale alle varie crisi economiche, sociali e sanitarie del nostro tempo. Prosegue da oltre una settimana l'esplosione di rabbia popolare contro il governo colombiano di Iván Duque. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la riforma tributaria dell'esecutivo, ma fra i manifestanti ci sono anche piccoli imprenditori che si oppongono alle restrizioni anti-Covid e persone che semplicemente non riescono più ad arrivare a fine mese. Di fronte al disordine, la risposta del governo non si è fatta aspettare ed è stata brutale. L'ONG Temblores parla di 37 morti e denuncia oltre 800 arresti arbitrari da parte delle forze dell'ordine.
Il presidente Duque, principale alleato di Washington nella regione, non ha per adesso dichiarato lo stato di allarme che permetterebbe al governo di sospendere una serie di diritti fondamentali per ristabilire l'ordine. Dietro le quinte, però, il suo mentore politico, l'ex capo di Stato Álvaro Uribe, spinge proprio in questa direzione, tanto che a tratti sembra sia proprio lui a tirare i fili del governo. Parte delle forze dell'ordine sembrano però stanche di reprimere il proprio popolo. Le dimissioni presentate dall'agente Danielson Scott Gonzalez non sono passate inosservate in Colombia, soprattutto perché sono state motivate dal rifiuto di massacrare persone che lottano per i propri diritti allo scopo di rendere un servizio ai politici. La stampa mainstream internazionale, inizialmente disorientata agli scontri, ha iniziato a parlare timidamente della vicenda solo nelle ultime ore. Di fronte al silenzio dei media, centinaia di colombiani hanno fatto sentire la propria voce davanti alle ambasciate di Bogotà in paesi come Spagna e Ecuador. Molti di loro credono che i media occidentali non diano il giusto peso alla notizia per non mettere in pericolo un governo fondamentale per gli interessi degli Stati Uniti in Sud America. Ipotesi confermata dal fatto che quando la rabbia popolare esplode nella vicina Venezuela, la stampa europea e nordamericana prende subito posizione contro la repressione delle forze dell'ordine e non perde tempo a sponsorizzare l'insediamento di un nuovo presidente. Momenti di tensione si sono vissuti ieri, giovedì 6 maggio, sull'isola di Jersey, territorio britannico a pochi chilometri dalle coste francesi della Normandia. Tutto è iniziato con la protesta di decine di pescherecci che si oppongono alle regole post-Brexit che limitano la loro attività in quelle acque. Circa 80 imbarcazioni francesi hanno bloccato la circolazione intorno all'isola, sventolando bandiere e lanciando razzi. In risposta, Londra ha mandato due navi della Marina a pattugliare la zona, facendo venire in mente ai cittadini britannici le prime fasi della guerra contro l'Argentina per il controllo delle Falklands. Le due motovedette si sono poi allontanate, ma solo quando i pescherecci hanno posto fine alla protesta. Da parte sua, la Francia ha minacciato di togliere l'energia elettrica all'isola come rappresaglia per quanto avvenuto. Se necessario, siamo pronti a mettere in ginocchio l'isola. Siamo pronti alla guerra, ha detto David Selman, il responsabile dell'autorità marittima francese, ha anche affermato che Jersey si trova attualmente in mano a frange estremiste che intendono trarre benefici dalla Brexit senza rispettare i diritti dei pescatori comunitari. Secondo il governo britannico, invece, l'accordo di commercio e cooperazione siglato fra Londra e Bruxelles comporta che l'isola abbia la facoltà di regolare la pesca nelle proprie acque, un diritto al quale né il Regno Unito né la Francia sembrano disposti a rinunciare. Due ministri del governo olandese hanno presentato un emendamento per semplificare le procedure amministrative per il cambio di genere nei documenti di identità. È questa una delle notizie dell'ultima ora dal paese dei tulipani. Stando ai dati gentilmente offerti dall'Olanda, sembrerebbe che il desiderio di cambiare sesso stia diventando sempre più diffuso nel paese. A fronte delle 460 richieste del 2016, si è passati alle 640 del 2018. Secondo i gruppi LGBTQ, l'emendamento risponderebbe al diritto di autodeterminazione delle persone che non dovrebbe essere condizionato al parere di uno psicologo o di un medico. Se l'emendamento dovesse essere approvato, basterà un'autocertificazione e Maria potrà chiamarsi Mario e viceversa. L'emendamento, fra l'altro, prevede che anche i bambini al di sotto dei 16 anni possano effettuare la modifica. Thank you.
воєнно-транспортних самолітів Іл-76. Ведущий группы полковник Юрий Грицай.